sette ricercati nei salotti e in tutti gli stati. Noi le note parole spariamo contro chi ci pare e chi vogliamo. È la critica e l'autocritica che ci salva e non ci squalifica. È la critica e l'autocritica che ci salva e ci fortifica. Eccoci qua, ben trovati a Wanted, siamo puntualissimi, le 21:31, salutiamo tutti gli amici che ci seguono sul canale 15, 518 di Sky e tutti quelli, gli smanettoni che abbiamo capito in giro per l'Italia che ci seguono su www.modenediretta.it. Sento di ringraziare questa sera il nostro capo tecnico Danilo Lauria per il grande lavoro per quanto riguarda il coordinamento tecnico. Devo dire che sarà una grande puntata, la puntata in realtà che rappresenta la vigilia delle festività pasquali. Chissà se sotto il basso tuba o la tuba stessa ha un uovo, ma è proprio lui, direttamente da casa sua, il maestro Maurizio Tirelli. Ho preso paura con questa mossa, ma non ha l'uovo. Coverà l'uovo a Correggio in quel di Correggio, chi lo sa, ma è con noi Marco Ligabue. Eccoci qua, ciao a tutti amici. Lui l'uovo l'ha aperto qualche settimana fa e ci ha trovato dentro una moglie con due figli, da Sassuolo, Alberto Bertoli. È lui! Ciao. Io non so se è nato prima lui, l'uovo o la gallina. Certo è però che da Bologna la nostra icona, Andrea Mingardi. Come sei chic! Voglio essere in ordine! Ma sei chic! Voglio essere in ordine, visto che mi spettino durante la puntata per colpa vostra. Ma perché? Sì, perché. È così. Com'è? Non è in centro. No, è perfetto, da cowboy. Sei lo voglio essere in ordine anche perché è la settimana pre-pasquale. Già, è pre-pasquale. E quindi anche perché devo presentare te. Sì. Mi hanno detto che devo presentarti. No, ma poi se vuoi. Visto che non sei mai in televisione. Infatti, ma se vuoi farlo. Ecco allora, signori e signori, sì. Ecco a voi, sì. Andrea Barbi. E voilà, eccomi qua. Allora, grazie. Allora, come sapete, per essere dei nostri è molto facile, c'è il gesto che fa cacà. Questo è il numero per mandare i vostri WhatsApp, che già ne arrivano veramente tanti. Non fa ridere. Beh no, questo è il segnale del WhatsApp, effettivamente, devo dire. Allora, qua questo numero è 370-3195-195. Beh, questo è il numero per mandare le vostre foto, le vostre richieste, i saluti, gli auguri di buona Pasqua. Tutto ovviamente a questo numero qui, sono messaggi scritti, diciamo, e anche fotografie. Se voleste anche, sì, eventualmente inviare un bonifico, un bonifico, delle proposte generiche, sì, anche. Ma il numero invece in alto a sinistra, sopra Bertoli prima e adesso in alto a sinistra del vostro telefono. Ma perché? Perché dopo cena viene spontaneo. Ma era una chiamata da casa? Questa è la chiamata da casa proprio. E qui potete, anzi dovete chiamare da adesso, premi centralini, dovete iniziare a telefonare da adesso che parlate con noi in diretta allo 059 886 9912. Scusi, dillo che ti ho coperto. No, dimmi. No, di il numero. Allora, che sì, arrivasse una telefonata proprio adesso, proprio, sì, al volo, alla mattina presto. Esatto, vai. Proprio a brutto grugno, il primo che chiama entra in diretta con noi, poi ovviamente vi passiamo tutti quanti, però così ci facciamo anche gli auguri di Pasqua e potete anche chiaramente fare le vostre richieste musicali. Ripeto, 059 886 9912, questo è il numero. Ah, non so se vi siete accorti, siamo in aprile. Beh, io vi do una notizia, sì, bomba. Sì, è vero. No, perché Tirelli. Ma dove siamo? Dove siamo? Tirelli 19. Come non siamo in aprile? Non lo so. Allora, questa settimana, tra la storia di Nonantole, siamo il 19 a Molinella. Ma ragazzi, è successo di tutto. Ma una cosa ve la devo dire, perché bisogna partire aulici. Me lo permetti? Posso partire aulici? Adesso vado a vedere sul vocabolario, che poi cosa ti faccio vuol dire aulica? No. Allora, 30 giorni a novembre, sì, con aprile, giugno, senti adesso, e
September. No, vedi. Ah, così, però. Allora, cioè qua sì. Doveva. Perché, sì, te la poi la rifaccio. Che... Doveva partire Marco, invece. No, Marco, no, per come dovevi partire Marco? No, io su Aulico proprio devo ancora capire di cosa stiamo parlando. Allora, ripeto, caro il maestro Tirelli, ripeto. Allora, attenzione, 30 giorni a novembre con aprile, senti il finale, giugno e settembre. Allora, voi sapete che, cari amici a casa, ma anche cari amici qua in studio, ci sono un sacco di stereotipi su questo mese, sì. E quindi abbiamo un po' un enclave di stereotipi e luoghi comuni. Enclave? Ma non lo so, le lasagne che mi hai portato tu, tra l'altro. Allora, dunque, attenzione, perché dicevo, allora, attenzione, qui, occhio, prendete nota. Aprile, allora, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Questo l'avresti già detto. No, ho detto settembre prima, qui l'ho detto in italiano perché c'è quello là che poi dice che non bisogna dire parole straniere, che... Oh, se abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. Ok, sì. Allora, quindi com'è? Ce l'hai, prima lettera? La prima lettera è A con... A. Se abbiamo fatto 30 facciamo anche 31. Sì, aveva già detto Ligabue, l'altra perso, parte, ragazzi, l'altra parte. Come agricoltura, ma anche come allegria. Bravo, bravo, e come aprile. Aprile dolce dormire. Bravissimo. Cioè, allegria, facciamo un po' di allegria. Allora, ci sono degli altri luoghi comuni? Sì, ce n'è uno facile. Allora, aprile dolce dormire, però chi dorme, attenzione, non piglia pesci. No, perché? No, no, no. Beh, e così almeno non si becca il pesce d'aprile. Qua ti riferisci agli scherzi. Io devo dire la verità, io uno l'ho fatto. Hai fatto un pesce d'aprile? Hai fatto uno scherzo? Io uno scherzo l'ho fatto. Sì? Ho telefonato a Salvini. Sì. Gli ho telefonato e pensa, gli ho detto... Bravo! Tu hai detto bravo a Salvini, no? E lui che ha fatto? Sai chi ha capito? No? Mi ha risposto praticamente... Pernacchia. Cioè, un verso, ma non gli è venuta bene nemmeno la pernacchia. No. Ha fatto un verso, però... Sembrava un metaverso. Bravo! Il io invece ho fatto uno scherzo dei miei incredibili, io ho chiamato la Meloni. E cosa le hai detto? Ritornerò non altro. Torniti giù. Attenzione, sì. Che c'è il poeta. Eppure, nonostante tutto questo e nonostante me, il vento soffia ancora. Bravo, 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 vedi che...
E lui l'ha detto prima di Bob Dylan. Lui l'ha detto prima di Bob Dylan. Però tu prima ti riferivi. Allora ribadisco prima il concetto. Per telefonare, questo è il numero, state facendo un po' di confusione. Allora, per telefonare, questo è il numero 059-886-9912. Adesso i centralini sono aperti, quindi dovete prenotare la vostra telefonata, ripeto. Essendo aprile, i centralini sono apriti. Ebbene, perfetto. La parola d'ordine qual è? C'è una parola d'ordine, sì, come sempre, io, l'importante è la salute. Però... c'è anche quella d'aprile. No, ancora non c'è, non l'abbiamo, non c'è pervenuta. Però 059-886-9912, invece stanno arrivando già tantissimi WhatsApp, perché la gente si diverte tanto, e stanno arrivando anche tanti, diciamo, auguri di buona Pasqua. Allora, dunque... Ti sei dimenticato di dire una cosa importantissima. Questa sera noi siamo solamente sul canale 5015. Anche 5015, cioè, o 15. Sì. E su Sky, non sull'11. Certo, però questo non l'ho detto perché chi ci sta vedendo l'ha già capito. Ho capito, ha visto che c'è molta gente che mi ha scritto dicendo... No, dite a chi sapete che sta provando a vedere sull'11, noi questa sera, solo per questa sera, siamo solo sai che mi sta piacendo molto questo vostro dialogo a due sull'11 e 15? Allora, canali, e la salute. Bravo, allora ad aprile butta le scarpe sul fienile, ce lo dice Renzo da Reggiolo. Io vi dico quello che scrivono. Ad aprile butta le scarpe sul fienile. Com'è che i messaggi non riusciamo più a vederli lì? Ah no, li facciamo partire. Dai, facciamoli partire. Sì, pensavo che fosse autonoma la cosa, ma glielo diciamo noi. Eccoli qua, vedi. Vuoi ancora, bravo. Allora, dunque, c'è invece chi ci dice: ciao, sono Nivis da Mirandola, siete mitici, volevo fare gli auguri di buona Pasqua a voi e tutti gli ascoltatori di TRC. Bravo! Posso fare una domanda io ai nostri spettatori? Io voglio fare una domanda un pochino così caustica, che faccia montare un pochino. Bravo, vai! Allora, lo mangiate o non lo mangiate l'agnello? Bravo! Io voglio saperlo. L'agnello! Sì, hai ragione, bravo, l'agnello. Effettivamente è vero. L'agnello. Allora, no, io devo dire la verità, io l'agnello non lo mangio. No, io, a me non piace, personalmente. Io l'agnello non lo mangio. Tu non lo mangi? No, non lo mangio. Lui mangia solo se sono tanti, se sono gli agnelli, allora... Esatto. Gli agnelli, insomma, una volta, adesso ormai gli agnelli non esistono più neanche in Serie A, quindi figurati... Allora ci sono come? Signor Mingardi con una spazzola qua, non so se crederlo o no. Hai ragione, però Alberto, Andrea, Marco... Ho visto che il governo ha preso una butta piega, almeno io voglio... Sì, esatto. No, però... Poi voglio leggervi questo messaggio che ci hanno mandato, che non so per quale motivo. Io a Tirelli una mano impegnata oltre la tastiera ce l'avrei, perché c'è un messaggio che ci arriva da Monica che dice: buona Pasqua a tutti, Tirelli, venerdì non ti vedrò. Aia. E finisce. I casi sono: è lei o sei tu? E qua serve la musichetta. Ah, sono io, capito? È lei o sei tu? Io la conosco lei, eh. Lei chi è? Vabbè, però Monica, sai come fa di cognome? Sì. Fischer. No, vabbè, no, ragazzi. Allora, Monica, abbiamo. Monica, però, voglio dire una cosa: se non lo vede venerdì, dopo tre giorni. Insomma. Bravo, hai ragione! Bastone! Sotto Pasqua, sì. Io ti aspetto fuori. Esatto, grandissimo, dopo tre giorni. No, Monica! Allora, affermi perché prima abbiamo parlato del PNRR. Sì. Però voi dovete sapere che noi di Wanted riusciamo anche a tradurre i moniti musicali. Davvero? Ciò che, per esempio, quello che si fa parlare, fa un gran parlare in questo momento, che è proprio il PNRR. Dobbiamo, è il piano nazionale resilienza e ricostruzione. Perché molta gente mi dice, ma cos'è questo PNRR? No, è il piano nazionale resilienza e ricostruzione. Quella cosa che... L'Europa in qualche modo avrebbe deciso, dandoci dei tanti, soldi a fondo perduto, tanti e altri a debito, te li presto, per dei progetti. Noi abbiamo pensato di disattendere progetti, tempi, tutto, hai capito? Perché noi siamo bravi in questo, come no, certo. Stiamo facendo una figurata, però qua... Ma a tal proposito noi abbiamo... Ma tu non l'avevi chiamato la Meloni, tra l'altro. Sì, io ho chiamato la Meloni. Cosa c'è? Ah, oh,
prima di capire bene cos'è questo ritardo, così lo spieghiamo a casa, del PNRR, sentiamo che arrivi in bottega. Pronto? Ciao ragazzi, sono Danila. Ciao. Qual è la parola d'ordine? Io, l'importante è la salute. Okay. Allora dici tutto. Niente, siete simpaticissimi, mi fate una compagnia bestiale. Grazie. Stasera siete in forma tutti e vi faccio tanti auguri di buona Pasqua a voi, alla redazione e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ci siamo tanti. Grazie. Posso farti una? Ci siamo tanti. Una domanda? Posso farti una? Dimmi. Tu lo sai che cos'è il PNRR? Io non so niente di PNRR. Vabbè, però adesso te lo spieghiamo noi. Appunto. Va bene? Va bene. Ok, ti Vai saluto. Collegata. Un grande l'agnello, abbraccio. L'agnello? Ma lo mangi l'agnello Pasqua? No, l'agnello Pasqua non lo mangio, io mangio l'uovo e la colomba. L'uovo e la colomba, bravo. Bravo. Allora, grazie, ti salutiamo, ti arriva un applauso in diretta allo studio di È il famoso uova di Colombo. Uova di Colombo, bravo. Oppure in altro prima l'uovo, la colomba. Allora, adesso vi spieghiamo. Sì. Ok, ufficialmente che cos'è. No, ma io direi ancora meglio. No, perché lo tu sì. Supportami. Ti prego. Cioè, noi potremmo spendere i soldi se fossimo precisi nel dire all'Europa abbiamo questo lavoro da fare. Cioè, costruiamo, non so, due ospedali, tre così o robe del genere. Non siamo riusciti nemmeno a dire costruiamo questi ospedali, quindi potete darci soldi. Esatto. Ecco, e allora parte la canzone. E perché? Quindi adesso vi spieghiamo la nostra maniera, perché c'è questo ritardo nel PNRR. Se ci fossero i soldi io li spenderei, io li spenderei, sono soldi gratis che non ci daranno più, che non ci daranno più, perché siamo in ritardo. Denuncia in musica. No, ma devo dire che la canzone sarebbe Ho in mente te. Sì, certo, dell'Equipe 84. No. No, come no? Come no? No. Come no? No. No. Chi l'ha fatto? Chiaro. La canzone in Italia è stata lanciata dall'Equipe 84, ma è una canzone americana. È una canzone americana, sì, certo. Barry Maguire. Esatto, Barry Maguire. Che tra l'altro è venuto a abitare a Nonantola questa settimana. Barry Maguire. Certo, ma spieni già il TG adesso. Cioè, parte da lì anche comunque lui. Con questa canzone li abbiamo spazzolati. Parte da Nonantola! Sapevo io. Era molto interessante. Sei rovinato. Sì, lo so. Ma era molto interessante questa cosa. Non so se avete capito nel testo, nell'ultima strofa ci sono tre parole. Una sta in mezzo tra incapaci e prestigio, cioè che sono lo zelito e il nadir della cosa, e in mezzo c'è la merda, che non è male come testo, voglio dire, per far capire esattamente cos'è. Oh, allora dobbiamo fare, ci fanno gli auguri, per esempio Robby da Palagano, a cui ovviamente ringraziamo. Ciao ragazzi, buona Pasqua, anche siete sempre eccezionali, niente agnello per Pasqua, solo uova al latte. Ed è Maria Rosa da Tortona. Wow. Ah, però
Avevi la battuta sulla tortona? No, mi sono fermato perché so Tortona. Beh, tortona. Non sempre si può aver ragione. Esatto, esatto. Allora, tanti auguri di buona Pasqua, yo yo yo, siete insostituibili. Poi ancora, l'importante... Lo dici tu? No, vabbè, qui scrivono, io riporto. Tanto i messaggi vedete qua sotto. L'importante è la salute. Buona Pasqua a tutti voi, bei ragazzuoli wanted. Grazie di rallegrarci mercoledì. Auguri a voi e alle vostre famiglie. Ed è Patrizia D'Anzola. Allora, questo messaggio al volo, bravissimi, per il pesce d'aprile telefonate anche alla Schlein. Questo è un suggerimento. Anche a chi? Alla Schlein. Alla Schlein. Bisogna fare 300 gradi. C'è stata una polemica, Sì. Perché pare che la Schlein abbia fatto outing. Sì. E abbia in qualche modo messo in evidenza la sua compagna, che pare non abbia tanto gradito. Ma perché? Non lo so, è una cosa seria questa. Non è... Però ci corre in soccorso. Allora ricordo, dovete telefonare a questo numero qua, telefonate a questo numero qua, le telefonate adesso le raccogliamo, ma a questo numero non chiamate quell'altro solo foto o messaggi scritti. Ovviamente le foto saranno commentate dalle nostre smorfie su una canzone finale, quindi voi sarete chiaramente la nostra sigla finale. E intanto finale. I messaggi scorrono. No, ma inesorabili. Allora dovete telefonare allo 059 886 9912. Senti questa, occhio, allora, in questa Pasqua 2023 un pensiero per chi vive ancora la guerra, che possa diventare presto un triste ricordo e che possiamo tornare a tutti a sorridere come noi con voi, che siete la nostra gioia, la gioia del nostro mercoledì sera. Yo 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 yo, buona Pasqua a tutti da Biba, More e Giona, pace 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 da Cesano Maderno Bari. Ed è bellissimo, Bravi. Bisogna stare attenti ai soggetti, soprattutto quando scrivi. Prova a rileggere un attimo. Non lo so, l'ho visto. Il T9. Partirà una telefonata. Faccio una domanda. Sì. Ma cosa si mangia di speciale a Pasqua? A Pasqua? Io mi prenoto per la Pasquetta. Correggio, cosa si mangia a Pasquetta? Grigliata. Noi a Correggio si fa grigliate fisse. Grigliate? Grigliate in campagna. Sì. Tanto dopo se vado a caso ve ne trovo subito un'altra. Grigliate. A Rubiera cosa si mangia? A Rubiera mi pare. Sì. Mi pare di ricordare. Dunque, si mangia il panettone? No. No, è Pasqua. Si mangia l'uovo. Il pandoro è rimasto. Però se volete, io vi dico cosa si mangia a Pasquetta. A Pasquetta. Perché a Pasquetta, non so se anche voi così, c'è la famosa gita fuori porta, no? Quindi bisogna andare a fare se anche... piove sempre, quindi Pasquetta fa rima con pugnetta. Tra l'altro, in realtà, il vero adagio dovrebbe dire Pasquetta uova sode e pancetta. Dovresti andare a fare... Sì, perché devi andare a fare il picnic e te le porti noi via. Non abbiamo chiarito ancora... Cosa? Pare che sia l'unico, sia l'agnello, il piatto... Poveraccio. In realtà, sai perché l'ho chiesto? È perché vedo tutti questi cartelli degli animalisti, no, hanno mangiato l'agnello... Ma io non ho mai mangiato a Pasqua l'agnello. Sì, hai ragione. Ma non è mai successo, non penso che sia successo neanche a tutti quanti voi. Quindi... Allora abbiamo ma forse un sacco... Pasqua con chi vuoi, anche con l'animale che vuoi. Cioè, con la bestia che vuoi. Penso che vuoi. Io non dico niente. Allora, stravolgo la scaletta perché abbiamo un sacco di cose da fare. Guardate i tempi, ma abbiamo tante richieste. Perché se c'è una cosa che piace moltissimo alla nostra trasmissione, è la famosa Hit Parade. Perché dice, voi riuscite sempre a tradurre in pochi minuti dei vostri grandi successi. Quindi noi questa sera ve la regaliamo in prima serata, perciò cari amici, pronti tutti, è il momento di Hit Parade! Allora, l'abbiamo citato all'inizio, lui è come sempre metà Correggio e metà Verso, è proprio lui nel Metaverso con te, Marco Ligabue! Per cambiare vestito, per andare a dormire, per firmare un contratto che ti pesa nel petto, per avere rispetto, per trovare una donna che ti scaldi nel letto, vedere lontano, Reggio Emilia, Milano, non avere un vicino, solo come un cretino, che si sente un ostaggio, un cubetto di ghiaccio, avere solo la voglia di tornare bambino, di tornare bambino. Cerchiamo un posto per due soltanto, spaghetti e
Ligabue con il metaverso con te, un grande successo della bottega di famiglia Bertoli. Questa di Alberto Bertoli è Rosso Colore. Ho pensato tante volte che c'è un senso a tutto questo. Questo amore non ci cade giù dal cielo. Ma parlando della vita e pensando al mio paese, mi è sembrato come fosse tolto un velo. E mi pare di sapere, finalmente di capire, nella vita ogni cosa ha un suo colore. E l'azzurro sta nel cielo e il verde sta nei prati, ed il rosso è il colore dell'amore. E l'azzurro sta nel cielo e il verde sta nei prati, ed il rosso è il colore dell'amore. E l'azzurro sta nel cielo e il verde sta nei prati, ed il rosso è il colore dell'amore. E dopo il Rosso Colore di Bertoli siamo pronti con Andrea Mingardi e Datemi della musica. Quando tutto va storto e aspetto il carro a trecce in mezzo all'autostrada col cofano che fuma, quando è caldo e non ho nemmeno voglia di pensare, e tu sei qui e mi dici cose che non mi interessano. Datemi della musica. Tutto in diretta, tutto dal vivo. Questo è il numero per telefonare in diretta e arriva la telefonata. Pronto? 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 Ciao! Ciao! Qual è la parola d'ordine, quella? La salute! Viva la salute! Saluto pure io! Io ti saluto mio fratello! Esatto! Senti! Io i baroni! No, ragazzi, così non andiamo più avanti. Come ti chiami? Alessandro! Da dove ci stai chiamando? Da San Giovanni in Persiceto. Bravo. Allora senti, posso chiederti cosa mangerai a Pasqua? Sicuramente un piatto di tortellini in brodo di cappone. Ecco, bravo, lì, bravo. Allora ci hai telefonato per chiederci che cosa? Io vi ho telefonato per dire che siete dei grandissimi. Grazie, grazie. E voglio salutare in primis il maestro Pirelli, che è un fenomeno. Bravo, bravo, sparzi la voce. Ovviamente Andrea Mingardi e Andrea Marvi, e Andrea Mingardi soprattutto perché è un mio mito da quando ero ragazzino. Perfetto. Ma quanti anni hai? 110? Sì, più o meno, sì. Fai 110 diviso 2. Vabbè, allora va bene. Senti, guarda, noi stiamo per andare in pubblicità, però questa sera ti potremmo far fare una cosa che pochissimi possono fare nella nostra diretta. Posso farlo? Allora, ti diamo a te le redini del programma. Sei tu a mandare la pubblicità per noi, va bene? Ok. Con questo entusiasmo. Con parole tue. Allora, al mio via, di la frase che lancia la pubblicità. Ci sei, Alessandro? Sì. Ok, via! 1, 2, 3, via la pubblicità! Lui, bravo, fra poco, ci vediamo fra poco. State bene, ragazzi. Sono le 22:04.
4, siete in tantissimi anche questa sera che ci state seguendo, questa cosa è molto bella, ormai dove si va, cosa si fa, si racconta di Wanted, personaggi incredibili, ma devo dire che anche testate nazionali, perché poi mi rivolgo prima ovviamente presento i miei compagni di viaggio, se mai ve li foste dimenticato, il maestro Maurizio Tirelli. Lui. Bene, bene. Grande Mauri. Poi ancora li vedete ambo, Marco Ligabue e Alberto Bertoli. Oh yeah! Con la zoomata anni 70. Zoomata. E il maestro Andrea Vigardi. Allora, però... Vabbè, facciamo una telefonata. Però a te ti devo chiedere una roba, Va bene. Ti devo chiedere una roba, eh. Va bene, pronto? Allora. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? È pronto. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Ciao. Come va? Beh, che ne so, questo lo devo chiedere io. Tu hai la parola d'ordine. Ah, la parola d'ordine è piadina, farsot. E figa per ok, 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 va bene, cioè, diciamo è una rivisitazione. Sì. Ok, da dove stai chiamando? Allora, chiamo da Glorie di Bagnacavallo. Ottimo, molto bene. Come ti chiami? Pierluigi. Ciao Pier, con chi sei a casa sera? Con chi sei a casa questa sera? Ah no, sono mia moglie in camera da letto, sì. Mi ha cacciato sul divano, allora al mercoledì mi caccio sul divano e vi guardo voi. Bravo, mi dispiace perché non condividi l'altra metà del letto con la tua moglie. No, ma ci vado dopo. Ma te cosa te ne frega? No, perché lui può essere d'aiuto sulla cosa che dicono tutti. Ti posso fare una domanda, Pier, perché sei molto diretto e simpatico. È vero che dopo aver visto una puntata di Wanted, il maschietto in qualche modo... Insomma, così ha delle pulsioni tali per cui ha bisogno di espletare, fare all'amore. È vera questa cosa? Che parte la carovana? No, ti dico, sinceramente un po' accade, eh? Ah, un po' accade, sì, un po' accade. Non adesso non si capisce. Sono ancora in un'età che... funziona ancora, però mi dà ancora quello spunto in più, capito? E da noi diamo lo spunto in più, hai capito? Non c'è in più. Sei come il Viagra, caro. Sì, certo, come più no. O meno, più allora, meno. Senti, come il Viagra. E tu ci hai chiamato per dirci che cosa? Allora, volevo dirvi che ho appena comprato 4 biglietti per il Teatro Sociale di Piangipane del 21 aprile. Bravo. Dove il maestro Mingardi verrà a fare una serata. Sì. Sarà il 21. Dovrebbe. Sì, no, come dovrebbe? Grazie. Sì. Sì. No, non si sa mai, vista l'età delle volte. Ma che l'età? Ma che stai a dire? Che... Guarda, senti, fra poco faremo vedere tutte le serate che facciamo nei prossimi giorni, tra cui ovviamente c'è quella del Teatro Sociale di Piangipane il 21 di aprile. Scusa, mi vedi così pallido? Ma no, scusa. No, è informissimo. Ah, ecco. Perfetto. Lo sai no, che... approfittavo... Sì. Per chiedere se durante la serata volesse qualcosa, ecco, un piatto di tagliatelle, una... Ah, vedi, fa un fortino. Tu cosa mangerai per Pasqua? Ah, posto, è lunga. Per Pasqua facciamo la domenica, facciamo lasagna. Sì. Ecco. E poi l'agnello al forno con le patate. Eccolo. E poi abbiamo il tiramisù. Ah beh, sempre per rimanere in tema di serata. Cioè, tiramisù sia sì, noi, esatto, fammi capire. Esatto. Sì. No, quello è fatto okay. Da mia suocera. Va bene, allora noi ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo. Poi il maestro. Vabbè. Il maestro no, ti... mi mancava lunedì devo mangiare le tagliatelle con le spugnole. Bravo. Senti, ecco. Allora noi ti dobbiamo salutare, ci auguriamo di essere corroboranti nel post atto dell'amore. Come si chiama tua moglie? Sabrina. Perfetto. Sabrina. Quante volte succede in diretta TV che una Sabrina sa che la darà di qui a un'ora e un quarto? Ah, adesso è lì di là che sta guardando, gli e ho detto, quindi ormai su 15, ha già capito cosa accadrà. Approfittiamo. E dopo le tocca. Approfitto per dire una cosa, visto che sei a Bagnacavallo, sì? Quando passi lì davanti, saluta la casa di Ivano Marescotti. Bravo. Va bene, ce l'ho qui vicino. Ciao, buona serata, in bocca al lupo, ragazzi. Bravo. Forza. Uno, ci vediamo da pronto? Pronto? Importante la salute! Grande! Bravo! Allora! Ci hanno dato un po' la linea, un po' sì, la salute! Sì.
ti faccio parlare con Bertoli e Ligabue, che so che hai un sacco di cose da dire. Ciao. Io voglio parlare con Mingardi. Vabbè, dillo a me che io lo dico a loro. Dimmi. O il contrario. Siccome che è andato in casa di Salvini, la battuta che è andato di voga. La migliore battuta che è andata in quella sera lì. Non lo sappiamo, dicela tu. No, la vogliamo sapere. Cioè, è una domanda, cioè, lo dobbiamo dire noi o ce lo dici tu? No, la battuta che è andata quella sera lì, da Mingardi, quanto è andato da Salvini. Ah, qua, ho telefonato a Salvini per dirgli bravo, quella lì? Sì. Quella lì, perché il Padova, allora è per quello lì che... è carino, Sì. Comunque pare che tra i politici italiani chiamarsi... Matteo sia un po' una sfiga, è un po' che lui ride fuori tempo, tra l'altro. Senti, ma tu volevi fare gli auguri di Pasqua a qualcuno? A tutti voi, e se tempo voglio, a tutti voi voglio fare gli auguri di buoni Pasqua, ma allo stesso tempo vorrei una canzone del Super Circus di Mingardi, perché abbiamo passato un periodo fantastico. Allora, se ci fa la canzone con Tirelli di quei tempi là. Bene, una canzone di Super Circus. Ma dai, sparane una. Cosa possiamo cos'hai fare? Di Super Circus? Ce ne sono 2700. Esatto. Quella ci può stare sopra. Vabbè, un pezzettino. Sopra il pan, la capra che. Sotto il pan, la capra che. Io sono contro, vado contro tutto. È stato un treno che mi ha reso brutto. Allora, leggiamo un po' di WhatsApp. Ciao ragazzacci, un abbraccio a tutti voi, siete simpaticissimi. E poi, ed è Gaetano da Napoli che ti chiede una cosa a te. Marco, pronto? 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 Ciao. Chiedi te? Pronto, ciao, sei in diretta, tocca a te, puoi parlare. No, è caduta la linea. Allora approfitto di un attimo, poi ripristiniamo le altre telefonate. Dicevo, un saluto in particolare a Marco, che l'adoro per l'entusiasmo e la gioia che mette nel fare tutte le cose. Marco, dimenticavo, salutami tuo fratello. Sono Gaetano da Napoli. Da Napoli. Pronto? 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 Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Patrizia. Ciao Patti, da dove chiami? No, è sbagliato. Da Gatteo Mare. Allora, ma scusa, non la sai la parola d'ordine? No. No. Mi guardo sempre, ma mi è sfuggito. Ma non è difficile, non so, c'è una Y e una O. Io. No, va bene. Ma se tu gli fai delle domande difficili, dopo lei ci blocca. Gatteo a mare, cosa ci fanno i gatti al mare? Di solito non gli piace l'acqua. A chi? Gatteo a mare. A Gatteo è a mare, però in cosa? Ah, tra l'altro cogliamo l'occasione per salutare il nostro amico Mirko Casadei, certo, che insomma da quelle parti. Con Gatteo a mare non c'entra niente. Ciao! Cioè, come no? Posso dirti una cosa? Sì. Sono la vicina di casa di Mirko Casadei. Chi è la vicina, vicina di casa? Vicini. Allora, vicini, ma senti, casa. Ma senti un po', raccontaci perché ci hai telefonato. Perché mi fate morire da ridere. Ah, quindi tutti i mercoledì sono davanti alla televisione a guardarvi. Allora, cantiamo insieme. Sì. Ciao. 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 Anche se c'è tanto freddo, io ti vengo a salutare. Tutti insieme ancora. Ciao. 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 Senti, noi ti facciamo... Ritorneranno Nantola! Ecco, sto dimenticando. Allora, quindi si può sentire qualcosa. Vuoi sentire una, che vuoi ascoltare una canzone? Sì, mi piacerebbe ascoltare a Sfighetta, Andrea Mingardi. Ok, allora, la sfighe al volo ce l'hai così veloce. Ah beh, la strofa, sì. La strofa velocissima. Velocissima. Ok. Senti, al mio curriculum la sfortuna...
l'elon con un sceneggiato televisivo. I mans ready di la portiera a Zotvolt. A Gustai in compagnia dopo un bal, meloni col crasset gal. I mandet cal cavalle alva forte allo zughele in testa le morte. I mantire vitri dentro prima di individuare al cariato. I man regale un calma ma ne una man. I man consegna la macchina nuova. Che disastro, ma se subito al ciel dentro un tumben. E poi c'è tutta la canzone che ti abbiamo dedicato. Un bene, bacio. Pasqua. Ciao, buona Pasqua! Grazie mille! Allora, fermi tutti un attimo. Facciamo questa, poi c'è una richiesta urgentissima. Bene, urgentissima. Pronto? Pronto? Pronto, sì, sei tu, vai! Sono io, Laura. Parola d'ordine! Parola d'ordine? Parola d'ordine? Non lo so. Non lo so. Mi piace. O l'importante è la salute, ti risulta? L'importante è la salute. Da detto che... L'importante è la salute, certo che mi risulta, sì sì. Perfetto, sai che noi ti sentiamo come se tu parlassi in un tubo di Baci Perugina. In realtà puoi staccarti un pelo dal telefono così ti sentiamo in una maniera più chiara. Puoi dirci il tuo nome perché... Ok, mi senti adesso? Ok, meglio. uguale a prima. Se era Belero Dreamer, puoi staccarti un pelo dalla bocca. No, è possibile, non lì. Ah, è impossibile. Senti, scusa, ci sfugge il tuo nome ancora. Mi ripeti bene il tuo nome? Laura. Ok, dicevi. Da poco sono a Modena. Ok, da senti, Modena. Tu hai chiamato per salutare o per chiedere qualcosa a chi? No, girando ho visto voi, mi avete fatto molta simpatia, quindi ho pensato di chiamarvi. Quindi per me è un piacere, ecco. Grazie, allora senti, ti arrivano i nostri auguri di buona Pasqua in anticipo ma anche in diretta. Anche a voi, tantissimi auguri a voi. Grazie, sì, ciao, un bacio. Allora fermi tutti, perché allora la vigilia di Pasqua ho deciso di andare a letto tardi per prendere una gran balla. Là. Angelo da Modena, a proposito di bala, puoi chiedere a Bertoli se ne canta un pezzo? Buona Pasqua a tutti quanti, io. Un pezzettino della bala. Perché vuol dir ma dir che tener mengate ormai al san già tut e dove sei per con quelle a tua vista anche a me mo te continuo a dir e tenermi a te o te a sé che i bal piese neanche un po', piese neanche un po' che po', poi count me che te. Tempo di cre una bala, chi manco un te una bala. Tempo di cre una bala, cre propria una bala. Ma me la me bala la già con dal vein. Grande! Allora, io, l'importante è la salute, ma non sono magliette della salute quelle di Ligabue. Puoi chiedere a lui dove compra le bellissime magliette, l'ho visto anche con la maglia della Gioconda. In questo caso è Giancarlo. Giancarlo? Cioè, le tu magliette? Io sono spacciatore. No, non si dicono queste cose all'interno. No, ma spacciatore di magliette. Ah, ecco. A Correggio, sai Correggio? Ah, c'è tutto un giro di... Piazza Padella. Okay, tutti giovedì, no? Sì, veramente. Piazza Padella. Lì che vendono le magliette. A un bel momento. C'è un cartello. C'è un cartello. Dove c'è scritto a un bel momento passo io. E passa lui con le magliette. No, davvero, quindi... Sì, tu sì, le sì, prendi sì. Lì? Sì. Ma hai capito? No, vabbè. Sì, sì, vi aspettiamo. Ah, il terzo giovedì del mese. Esatto. Stai in tutto gli appuntamenti perché... Vi aspettiamo. Mi ha telefonato... No, ma ricordiamolo che il 19 noi siamo... No, lì. No, no, no.
no, no, Alberto, no, che abbiamo... Ci è venuto un casino. Molinella. Questa cosa... Guarda, io devo dire la verità. Ripeto, ragazzi, siete dei diavoli. Con la storia di Nonanto e del 19 questa settimana, chiunque mi credeva la qualsiasi cosa, addirittura qualcuno ha fatto una crasi. Sono stato al supermercato e mi ha detto, ah, ci vediamo il 19 a Nonantola. Andrea, ma te la ricordi tutta a memoria la tua parte? Ce la puoi ricantare? Sì. Dai, così, dai. No, improvvisa, così, dai. Piedi dovrei dai, dai, ti prego. Prova a improvvisare. Dai, dai, faccela. Andrea, Andrea, Andrea. Dai, ritornerò a Nonantola. Ritornerò a Nonantola. L'importante è la salute, io e soprattutto voi 7-2 sempre presenti al mercoledì su TRC, però scritto TRC, meraviglioso, sembrava la marca di una t-shirt. Buona Pasqua a tutti voi da Gina e Keira da Budrio. Poi c'è gente che dice, no ragazzi, non ci credo. Tu comunque è incredibile, c'è gente che scrive ma il 19 è a Manzolino, no! Allora, aspetta, ne abbiamo parlato però. Sì, no, non ti ci mettere. Anche perché guarda, guarda bene che poi lì ci fanno i cori, no? Sai quella roba tipo nel continente nero dei battuti, quando arrivi quella roba lì, no? Dopo poi tutti pensano che arriviamo e fanno come i cori da stadio, non come è successo ieri sera, ma con delle grandi entrée. A proposito dei cori da stadio o delle canzoni storiche che sono diventate i cori da stadio, a volte possono essere anche delle canzoni che in qualche modo, se riscritte, aprono forse la coscienza a qualcuno. Aspetta, come stai dicendo? Come cosa stai dicendo? Io non ho capito niente. No, anche non ho capito niente. Come non hai capito niente? Se non trovi mica la pagina, prendi tempo. No, io voglio dire. La canzone. Ti ho fatto una preparazione del pezzo esagerata. Io posso chiamare Edoardo Vianello. Ma no, ma era bellissima questa cosa. Magari c'è un gatto da farci vedere. Era bellissima. È talmente seria. Ma te l'ho detto, era bellissima. Questo momento è talmente serio. Sì. Io ho scritto questa premessa, poi dopo tutti la cadete. Noi non ci stiamo rendendo conto di quello che ci sta succedendo intorno. Ecco, Mingardi, vorrei che facesse il punto chiaro per tutti. Cosa sta succedendo? Forse ci è sfuggito qualcosa. Un bel punto nero. Cioè, sì. Ci sta cambiando il regime. Sì. Sotto al sedere, capito? E non ce ne rendiamo conto. Pensiamo che tutto sia come ieri l'altro, come 15 anni fa, 20 anni fa. E invece no. E quindi qua lo dimostrano anche queste dichiarazioni. Che era questo che volevo arrivare a questo. Ho detto aprirai le coscienze, perché c'è il tu hai scritto un testo incredibile che aprirà le coscienze. Nel continente nero. Certo. Non è l'Africa. Ma certo. È questo, è da noi, è qui. E qui siamo proprio noi che nel continente nero. Cioè la gente è diventata lungiammirante, riesce a capire. Vabbè, va, proviamo a capire per quale motivo si aprono le coscienze con questo pezzo. Musica. Nel continente nero piangere rose non si può, alle falde del Kilimanjaro piangere rose non si può. Ci sta un gruppo di nostalgici che piangono Benito, sappilo ben, biondina, sappilo ben, bionda. Siamo fascisti, siamo fascisti, fottutissimi neri, col passo dell'oca, col passo dell'oca. Facciamo 6 metri, noi siamo quelli che con solo in fronte abbiamo più vergogna di dire alla gente che siamo fascisti. Capito com'è il centone? Non c'è più, come posso dire, non c'è più il pudore. Capisci, ormai è aperta questa cosa con quello che sta succedendo. È ormai... La gente si rifà i meloni anche, cioè... È vero. Nelle curve degli stadi fanno i gesti così... La russa è stato beccato, cioè... Però no, posso dire una cosa sulla cosa degli stadi adesso, perché noi ridiamo e scherziamo, però volevo dire una cosa a tutti quelli di qualsiasi squadra d'Italia. Adesso Bertoli di calcio se ne intende un po' meno, così come Tirelli, magari io, Marco e Andrea seguiamo di più il calcio, ma questo non significa nulla, perché qua ieri sera abbiamo praticamente capito che per l'ennesima volta abbiamo assistito al teatrino, no, del coro razzista nei confronti del centravanti dell'Inter Romelu Lukaku, che ovviamente è di colore.
migliore. Però volevo fare solo questa considerazione, poi ditemi voi, ve la sono molto lì. Attento nell'ascoltarla. Beh, mi spiegate per quale cavolo di motivo qualsiasi ultra, che comunque un giocatore africano, americano, di colore ce l'ha in squadra, fa il coro a quello di colore della squadra avversaria, cioè... Sto parlando a te, idiota, che fai questo coro. Pensi che il tuo calciatore con la tua maglia sia un po' meno nero di quello che poi tu vai a colpire col tuo coro? Ma non per cosa sono d'accordo con te. Ecco, però è proprio per questo che adesso c'è questa canzoncina che sta per arrivare. Perché la gente pensa che le parole... siano solo parole. No. Invece le parole sono pesantissime. Ma sì, e poi comunque per quanto pronunciate, in quale lingua pronunciate, sono sempre comunque, fanno parte di una tradizione. C'è un deputato di FDI, che ha proposto un decreto di legge. Poi di questo ne parleremo nel TG. Però ascoltatevi sta canzoncina qua. Esatto, per capire cosa si può dire e non si può dire. D'altronde sono tutte poi parole, parole, non è che... Non si può più dire, non si può più dire, non si può più dire niente di straniero. Non so se sai, ti fa la multa da 5.000 a 100.000 e sono guai. E se ti scappa anche per caso, good morning e perfino ok, sono cazzi tuoi. Olio di ricino, non ne voglio più. Ne manganelli sulla mia coppa dorata e voglio dire quel che mi pare in tutte le lingue che saprò imparare alla faccia di chi vuol legare password, mouse, network, drive, anche fitness, email. Parole, 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 password. Ma chi ha detto questo ha scritto poi nel post dicendolo usando la parola gaffe, che peraltro è tecnicamente una parola francese. È stato letteralmente triturato. Pronto? Ciao, pronto? Sei in diretta? Ciao, pronto? Sei in diretta? Hai chiamato tu al telefono. Basta, dire pronto. Forse... Allora, fermi, no, perché intanto approfitto per leggere un po' di messaggi. Allora, io, l'importante è la salute. Il primo c'è il pesce d'aprile, ma al mercoledì peschiamo in televisione una grande trasmissione che ci fa compagnia con la vostra grande allegria. Grazie e buona Pasqua da tutti, Maurizio da Pianoro. Bravo, bravo. Ciao Maurizio. Bravissimi, buona Pasqua a tutto lo studio. Allora, ricordo, guardate, datemi lo schermo pieno un attimo perché così faccio chiarezza, stasera fate confusione. Allora, questo qui che vi indico è il numero per telefonare, ragazzi, questo è il numero 059 886 9912, questo invece è per i WhatsApp, gli SMS con le foto. Fateci vedere lo spaccato del vostro mercoledì sera che poi metteremo alla fine, quindi qui ci fate le richieste scritte e qua parliamo insieme, lo dico perché poi donne fateci confusione. Vedere lo spaccato, almeno una volta dillo, Andrea, così spieghi. Ho dovuto spiegare questa roba qua. Allora, fra poco non ci crederete, ma arriva io, Andrei col TG, abbiamo una grande sorpresa, una telefonata, vado a casa di Marco, un sacco di cose ancora in questa puntata. Pronto? Pronto? Ecco. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Samuele. Samuele, ma spiegami un po', quanti anni hai? Te lo posso chiedere? 10. Ma allora, Samuele! Ciao Samuele! Samuele, ma da dove ci stai chiamando?
Da Colorno. Colorno, Parma, oh. Wow. Senti, ma per noi è bellissimo che tu ci chiami, che hai 10 anni, anche perché da quello che ho capito tu domani non andrai a scuola. Sono iniziate oggi le vacanze, vero? Sì. Ecco, bene. Contento, beh, contento. Penso, gli avrà dato tanti compiti, povera. Senti, chi volevi salutare? Volevo salutare tutti a parte Andrea. Tutti a parte Andrea? Quale degli Andrea? Alessandro. Samuele, ripeti, chi è che non vuoi salutare? Andrea chi? Andrea Mingardi. Non lo vuoi salutare perché cosa vuoi fare? Perché? Così? Perché? C'è un suggeritore. Perché la mamma è una fan di Ligabue. Cosa a caso? Ok, perfetto. No, perché la mamma è una fan di Ligabue. E quindi io però che sono amico di Tirelli, Tirelli conosce il regista Galeone, di conseguenza la proprietà transitiva. Galeone saluta Bertoli e quindi Bertoli è il tuo amico. Io però sono contento che ci sia questo dualismo. Sì, il Mingardi Ligabue, certo. Ma è noto da tempo, tra l'altro. Cioè. Ormai si sa. Samuele, ti dobbiamo salutare. Voi, con chi sei a casa questa sera? Con mio padre e mia madre. Vuoi dire i loro nomi così sappiamo di chi è la colpa? Ilaria e Cristian. Ok, allora... Aspetta un secondo, vuoi che canti una mia canzone tipo Certe notti o Balliamo sul mondo? No, però, guarda, dai, facciamo Samuele, sì, sei stato molto simpatico, saluti i genitori, abbiamo scherzato, però guarda, arriva da un Ligabue una canzone in diretta di Ligabue. Ciao Samu, buona Pasqua, ciao! Ciao! Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, che quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti assomigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Sarebbe meglio che certe notti fossero tutte di mercoledì per avere almeno 2 mercoledì a settimana per vedere Wanted, ma noi, fermiamo un attimo, ritorniamo. Fra poco avremo una grande operazione con Coswell e quindi a grande una grande richiesta di Hollywood. Vado a caso, io andrei col TG, un sacco solo di roba. E viene in mente che volevo dirla prima, sì. Ho chiamato quell'amico di Bagnacavallo, sì. È venuto in mente una cosa che mi raccontava Ivano, che era... che a Bagnacavallo c'era un tizio che aveva un bruttissimo carattere, ma proprio per tutta la vita aveva brontolato con tutti. E se uno va al cimitero di Bagnacavallo, sì, c'è una lapide con la faccia di questo qui e sotto c'è scritto... Cazzo guardi. Beh, incredibile. E su questa poesia siamo pronti ad andare in pubblicità, ma risorgeremo esattamente fra 3 minuti qua in diretta. Parte da Nonantola. E allora di nuovo in diretta insieme a me il maestro di musica, la musica quella proprio, datemi della musica, è proprio lui con la maschera di Giancarlo Antonioni, il maestro Maurizio Tirelli. Da Correggio con lo spacciatore di magliette, le ha solo lui, Marco Ligabue. Lui. Invece con una maglietta particolarmente arcade che sta per Mario Bros, da Sassuolo, Alberto Bertoli. Non si è accorto, in verità l'ha voluta lui, una spazzola nel taschino al posto di una gardenia all'occhiello, Andrea Mingardi! E lui! A proposito, te, proprio te che ti pettini, ho visto negli ultimi giorni hai rilasciato delle interviste, soprattutto uno, un giornalettino tipo Intrepido, Monello, quella roba lì, e hai parlato addirittura della trasmissione a livello nazionale. Su Repubblica. Repubblica, ce l'abbiamo. Simone Monari che... Esatto, dice Mingardi, Morandi, Mingardi, come grande questo Bologna, e quando chiedono, caspita, ma hai un sacco di progetti, cosa stai facendo? Lui dice la trasmissione su TRC va alla grande. Grande, yeah. Maestro!
ho parlato di diverse cose. Sì, sì, noi. Tra l'altro l'inno del Bologna, sì, in cui cantano Morandi, Carboni e il grande Lucio, e poi del lavoro che stiamo facendo del docufilm. Esatto. Insieme a Tirelli, è una società cinematografica di produzione che racconterà la storia di Bologna dalla leggenda fino ai giorni nostri. Ma avremo modo di parlarci, ci sarà una conferenza stampa. E ne parleremo al più presto. Tra l'altro, un pezzettino io e Marco, qualcosa abbiamo visto un po' così, è clamoroso, ragazzi, quando uscirà nelle sale, veramente bellissimo. Ah, ferma tutto. Cosa sei? Senti? Io sento odore di hamburger, carne alla brace. Senti? Sì. Ah, sì, io sento. Tirelli è già un po' come lo dice. Ah! Senti, ah, sì. La grigliata. Perché sì, tu con quelle magliette ti sei presentato, non so se vedi la camicia, ti sei presentato ai nostri amici di O'Burger. Vado a O'Burger, ovviamente ogni volta un look diverso, perché... Certo, cioè, chiaramente. Cioè, esatto. La mia compagna volta... oramai mi odia perché le magliette... Cioè... Esatto, però è una volta fai sempre una prenotazione di ogni hamburger diverso. Dici che non puoi mai chiedere il solito. No, non chiedo mai il solito, oramai tutti quelli messicani piccanti li hanno finiti, cioè me li hanno fatti assaggiare, stanno esatto, sperimentando dei nuovi, però ma magari ne fanno uno a tuo nome, no? Io lo consiglio. Chissà che canzone, secondo te che canzone ho suonato? Guarda, non lo so, ma lo vediamo subito, poi rientriamo perché dopo, oh Marco, c'è il nostro Andrei col TG, andiamo. Ho Burger, pinsa hamburger, tell me on. Se necessita una poca de gracia, una poca de gracia per mi partita. Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bam, 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 bam. Parava la la bamba. Ho Burger, pinsa hamburger, tell me on. Bravo, si è cambiato la maglietta, bravo. Bravo. Devo dire che a me queste canzoni dedicate alla mamma piacciono moltissimo. No, guarda, perché poi, guarda che c'è, stasera c'è un po'... salutiamo mamma Marina, dai. Ciao mamma Marina! È la fan numero uno, mamma Marina sì, posiziona la poltrona davanti. Allora, devo dire che non so se sta... è quello là che deve andare da sua moglie dopo la trasmissione, quell'altro là che puoi fare cose... Alberto, sei bellissimo e bravissimo, okay, ma ci sono un sacco di smack col rossetto. Io ho il numero, se vuoi... Chi si chiama Giorgio? No, 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 non è firmato. Sì, fai bene, bello questo, ma molto. No, allora, bravi, bravissimi, simpatici, che bella serata di mercoledì, buona Pasqua a tutti voi, i vostri collaboratori. Lei è Aldina da Bologna, yo, c'è chi dice siete una potenza e c'è anche chi dice ciao ragazzi, siete bravissimi, sono Loretta da Finale Miglia. C'è chi dice invece... Andrei con i Gigi! Allora, tutte vere notizie, tutte vere. Allora, mi raccomando, per commentarle, telefonate a questo numero 059-886-9912 o mandate le vostre impressioni a questo 370-3195-95. Oh, allora, attenzione, siamo già proiettati all'estate. Pensate, decreto per la prossima estate, niente più fumo sulle spiagge. Allora, se questo decreto sì, verrà applicato, sarà la fine dei falò, cioè, sì, dei chitarristi. Ah, per forza. E il governo teme un calo di trombate notturne. Questo è il suo, vedi che siamo sempre questo a tema. Stasera è tutto lì che gira, è tutto lì che gira. Dal mondo scientifico, alcuni studiosi sostengono che anche le piante parlino. Sì?
Piantedosi invece rotta. È incredibile. Il Papa è migliorato. Bravo Francesco, bravo. Questa cosa. Non lasciarci soli con certi personaggi che non vedono l'ora di cambiare i nostri punti. Cardinale, ecco appunto. Bravo. Ragazzi, ma il deputato Rampelli di Fratelli d'Italia propone una legge che prevede multe fino a 100.000 euro a chi farà comunicazioni pubbliche non in lingua italiana. Oh. Ma mi ricorda qualcosa? Un vecchio modello d'auto. Cosa? Un'auto. No, d'auto. No? No? No. D'autarchia. Ah. Per esempio, faccio un esempio pratico. Sì. Non si potrà più dire flat tax, ma è inculato. Ecco, guarda, è italiano corrente. Allora, occhio, la Russa avrebbe in un discorso commemorativo, pensate, dell'eccidio di Via Rasella, purtroppo è vero, e dichiara che in questo, ovviamente, comunicato, in questa intervista, dichiara che i partigiani sapevano dei rischi della rappresaglia e che non uccisero le SS. Bensì musicisti di una banda altoatesina. Sì, di nazisti assassini. Però, Ignazio, va là, di russa, torna bene a fare l'insalata. Che bello, sottile ma giusto. Ben detto. Sì, prego maestro, mi dica. C'è una notizia allarmante. Allarme rosso! Questa è grossa, deve essere grossa. Cosa c'è? È apparsa su tutti i giornali. Io mi chiedo come sia possibile. Ma cosa? Elettra Lamborghini ha il ciclo in ritardo. No! Allarme! No! Ma cose che fa male al cazzo. Con le auto che era in ritardo. Sì, esattamente, no, in effetti è vero. Siete che è passato qualche toro. Questa è Ale! Fine. Lui. Prego maestro. Elon Musk lancia l'allarme riguardo all'intelligenza artificiale. Bloccatela! Oh, Capezzone è in lacrime, perché ci contava lui, poverino. Vabbè. Il costo del gas ancora in calo del 55%. Ma allora, sì. Che cazzo ci hanno raccontato? No, perché prima perdevano ovviamente le tubature e adesso le bollette. È lì il gioco. L'ex presidente Trump è stato incriminato. Sì. Si indaga su un suo pagamento, presunto, effettuato a una coniglietta di Playboy. Ah. Pare sia un'amica della Levinsky. Pure. Sì, è della nipote di Mubarak. Ah. Il tycoon, cosiddetto sì, tycoon, è un pompino preoccupato. No. Ah, sì, è vero, è vero, è vero. Cioè, ha detto, ho paura di andare a finire in ginocchio. Vabbè. Maestro. Allora, nelle foto prima dell'incoronazione con la corona impreziosita da diamanti, Camilla luccica. Però ha dichiarato che potrebbe rinunciare a quel prezioso scettro con l'uccello. Però più allo scettro che all'uccello. No. Ecco. Ma in senso proprio. Anche se non credo che Carlo... Ho capito, ma che c'è? Comunque, fermi tutti, adesso ho una notizia della Madonna, pronti? Sì. Anzi, ho una notizia sulla Madonna, perché ho una notizia sulla Madonna di Trevignano. Madonna di Trevignano, perché è accaduto un miracolino della veggente che non riesce a moltiplicare il pane, no? Però riesce a moltiplicare la pizza. Sì. Sfama gratis, pensate, con questo miracolino, 25 persone. Notizia vera. I pizzaioli del territorio sono molto preoccupati. Concorrenza sleale. Dichiarazioni forti dalla Formula 1. Verstappen dichiara, mai stati così forti. Hamilton dice, mi sento ringiovanito. E Leclerc si sfoga. Cioè? Chi cazzo mi ha inchiodato le ruote? Allora adesso arriva l'estate, bisogna tenersi in forma. Sì. Il 90% delle donne hanno timore di correre da sole. Però. Ah.
e i molestatori si lamentano che le donne corrono troppo forte. È vero, è vero, ragazzi. Bene. Prego. Affittare l'utero è considerato illegale. Beh, certo. Ma là, dai. Come no? C'è una mia amica, l'ho affitta tutti i giorni. Allora, l'ho affitta tutti i giorni, una mezz'ora ciascuno. Ma no, ma ciascuno, ma poi, ma no, ma non è vero, non è vero. Allora, da un'indagine, sì? Attenzione, un'indagine provata, risulta che in Italia ci siano 16 milioni di anziani. Ah. Però in relazione ai programmi TV non sembrerebbero così rincoglioniti, eh? No, in effetti è vero. Allora, valutazione della data di questa notizia. Attenzione, perché la data mi arriva il 1° aprile. Tant'è che la notizia è che dal 1° aprile la Russia assume la presidenza dell'ONU e Vallanzasca diventa direttore della Banca d'Italia. Oh, secondo me viene dal 1° aprile, oh. Ma in Europa qualcosa mi sta pur sfuggendo. Io non so, non capisco. Ah, no, te lo dico perché è... A proposito di siccità, sì. Lo scoppio di una conduttura allaga Ardesio, un paese intero. Oh. Sono stati dispersi 15.000 metri cubi d'acqua. Che equivalgono a 20 acquazzoni. Siccità. I maroni, poi in realtà. Sì, sì. News dal boss delle cerimonie. Sì. Murdoch, a 92 anni, sì, annulla il fidanzamento pochi mesi prima delle nozze. Ah. Pare che farlo per lui non sia stato duro. Ah, per forza. Per lei ancora meno. Ah, sì. Ok, allora, Matteo Berrettini e Melissa Satta sono un doppio misto, che però non vince più una partita. Eppure la racchetta e le palle sono le stesse. Ma c'è, no, però hai ragione, ma anche il manico è uguale, c'è tutto. Allora, settimana di Pasqua piena di sorprese, pensate, anche il meteo ci mette la sua, perché qui è un gioco di altezze, nel senso temperature anche sotto lo zero, ma uova e colombe con prezzi alle stelle. È una roba incredibile. Quest'anno, amore, niente uova di cioccolata. No. Per risparmiare ti ho comprato una borsa di Vuitton. Ah, costa meno. Quella costa meno sicuro. Tra poco a Cannes l'ultimo film di Indiana Jones, interpretato da Harrison Ford. Invece a Montecitorio si proietta il film quotidiano dal titolo Non siamo mica capaci. L'ha detta come quelli di Rio. Andiamo al nostro TG. Allora, vedete, ciao ragazzi. Mi è venuto in mente una barzelletta sulla quella notizia dell'utero in affitto. Sì, no, oddio. Cioè, c'è una coppia, no, che arriva una bolletta e lei non riesce più a pagare, dice come facciamo a pagare, non abbiamo più soldi. Sì. E allora Arturo, come facciamo? Ma guarda, adesso lui dice, sai cosa faccio? Sono di Bologna, ti porto sui viali e poi insomma facciamo no. Lei a un certo punto dice, senti, ma se questa è l'unica maniera, dai, va bene, portami sui viali. Porti sui viali e ti vengo a prendere alle 3 del mattino, va bene? Sì. Torno, Arturo! Cosa c'è? Mi hanno dato 351 euro. Ma chi ti ha dato un euro? Tutto quanto. grande. Cosa c'è? Doveva bicchiere in macchina. Cosa c'è? Non capiamo. A Brindisi. Dove vanno due bicchieri in macchina? Due bicchieri in macchina dove vanno? A Brindisi. Vabbè, ok, grazie. Allora, No, sì, dicevo che sì. Due bicchieri in macchina. Sì, prego. Una di queste ragazze che vendono parte del proprio corpo. Ma veramente? Ma in perché? In cambio di vil moneta a scopo di godimento altrui. Sì. E va da un chirurgo e dice, scusi, mi devi dovrebbe fare un taglio qua. Dice, ma perché? Sì. Vorrei aprire una succursale. Ci corre in soccorso un ascoltatore da casa. Pronto? L'importante è la salute. Bravissimi, siete fantastici. Ciao, grazie. Come ti chiami? Io mi chiamo Bruna. Bruna, da dove chiami? Da Cattolica. Voilà, grande. Senti, allora, intanto, insomma, cosa ci volevi dire al telefono? Io qui? Volevo farvi gli auguri di buona Pasqua. Grazie. A tutti. Grazie. Siete divertentissimi. Grazie. E vorrei fare un augurio speciale alla mia amica Orianna di Bologna. Certo, e noi tanti auguri. Tanti auguri, grazie a tutti voi.
Grazie. Grazie infinite. Grazie. Siete uno spasso. Posso farti una domanda? Posso mandare... Tu venivi per caso una volta, quando avevi 10 anni, a ballare al Moulin Rouge o all'Esedra? No, no, mai. Non sono una ballerina. No, no, lei no. E questa è tutto Andrea un programma. Non ha mai ballato. Lei è più lei era sdoura dentro prima dall'inizio. Ciao Bruna! Buona Non l'hai detto se era Bruno naturale. Non lo so, ma non si può. Pronto? Cioè, sotto i 18 anni non si può chiedere. Prego, maestro. Pronto? Sì. Pronto? Parola d'ordine. Ciao. La parola d'ordine. Pronto? Sei in diretta, parla. Piante? Pronto, sei in diretta, amico mio, puoi parlare, vai. Molto bene. No, niente, ha telefonato e non ce la fa. Allora, ciao ragazzacci, che bella trasmissione, complimenti, siete forti, un grande abbraccio. Dobbiamo salutare, indovinate chi? Chi? Iuri Cilloni dei Nomadi. Grande Iuri. Grazie, grazie Iuri. Io, vagabondo che sono io. Vagabondo che non sono altro. Facciamo un pezzettino, aspetta. Facciamo. Ma lassù mi è rimasto Dio. Musica. Non crescerò e nel cielo della vita volerò. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia, bambino che giocava in un cortile, io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Pronto, sei in diretta. Oh, pronto, sei in diretta? Dai, parlare, dai, tu che te? Pronto, ti senti? Sì, guarda, sei in diretta. Pronto? Sì, pronto, ciao. È facile. Basta dire il tuo nome e rompiamo il ghiaccio. Stefano. Ciao Stefano. Questa è una buona notizia. Stefano, da dove ci chiami? Da Purnardo Budrio. Budrio, ok. Quanti siete a casa che ti sentivo bisbigliare? 3. Chi c'è? Io, la mamma e il compagno. Perfetto. Cosa volevi ascoltare? Il compagno. Anima mia dei cugini di campagna. Una canzone dei cugini di campagna. Perfetto. Se me è il posto giusto. Hai chiamato il posto meraviglioso, ci sono 100 qua abbiamo Sanremo falsetto di... man. No, beh, c'è un falsetto. Quale? Qua non ce l'accordiamo più. Quale esattamente? Quella cosa che avevamo fatto. C'era ancora, come si chiama? Non ce la può fare. C'era ancora. Senti, Gallo, ritorna su di me per cortesia che prendo almeno Stefano per i capelli. Senti, purtroppo sembra che in macchina i cugini di campagna non le abbiamo. Ti andrebbe bene una canzone a scelta di Ligabue, Bertoli o Mingardi? Piccola stella senza cielo. Piccola stella senza cielo, ma un accenno giusto per quello. Volevi fare gli auguri a qualcuno? Sì, a Tommaso. A Tommaso. Volevi dichiarare il tuo amore a qualcuno? No, no, per amore di Dio. No, niente da fare. Va bene, noi ti auguriamo buona Pasqua con l'accenno di piccola stella senza cielo. Ok. Ok. Ciao Stefano. Ciao. Ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai
dietro alla scia d'un soffio un velo ti staccherai, vieni tiene su soltanto un filo, sai. Yeah, 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 e tieni, tieni, tieni. Allora, notizia di cronaca, noi questa sera stiamo andando in onda solo sull'11. Perché sul 15 e sull'11 c'era la partita del Modena Volley. E come è finita? Che ha vinto la Coppa CEV. Oh! Yes, yes, yes! Pronto? Pronto? Ciao, pronto? Pronto? Ciao, sì. Sei in diretta, puoi parlare, come ti chiami? Sì. Pronto? Sì, sì, pronto, ciao, sei tu, sei in diretta, come ti chiami? Ti sentiamo. Allora, io mi chiamo Fosco. Grande Fosco. Fosco. Fosco, bello Fosco. Fosco. Sì. Si sente malissimo, Si sente molto piano. Ma posso dire una cosa? Sentiamo anche noi, sì, un po' Fosco adesso, dirla bene. Telefono da Crevalcore. Da Crevalcore. Fosco, chi volevi salutare? Yes, territorio della squadra avversaria. Però va bene, io avrei un saluto da fare. Vai. Anzi, due. Vai, vai. Allora, uno è Bertoli. Sì, è lui. Eccolo. Io sono sempre stato un grande amico di suo padre. Ah. Io anche del Re Fosco. E anche Mingardi, che abbiamo fatto una partita a pallone di a Cattolica e gli abbiamo dato la paga 6-0. Ale! Ecco. Pappine, hai preso io 6 pappine. 6 pappine, punteggio tennistico. Non ero io. Gioco, partita, incontro, è così. Va bene, caro, è stato così. Ti salutiamo. Allora, io Fosco, ero il sassofonista di Romano VIII. No, grande. Romano VIII. Grandissimo. Conosci tu Romano? Sono stato il sassofonista di Romano VIII e suonavamo a Cattolica, al Moulin Rouge, alle Zebra. Ecco. E ci andava anche Mingardi. E le canzoni le scriveva mio sì, padre. Esatto. Mi ricordo molto bene, ma Romano è di Modena, no? Era sì, di Modena. È morto l'anno scorso. Oh, però diceva Alberto una cosa interessantissima. Sì, che... c'è stato un periodo che mio padre gli scriveva delle canzoni e andava in giro a cantare le canzoni che gli aveva scritto mio padre per un bel periodo, secondo me 4-5 anni. Bello, bello, sì, bello. Era bravo, era... Chi è che sta parlando? Ecco, te Bertoli, sì. Romano cantava le canzoni di tuo padre. È vero, vedi, vedi. Senti, Fosco, noi ti dobbiamo salutare, ti auguriamo buona Pasqua, grazie per aver chiamato. Sì, aspetta un attimo, sì. Il nostro batterista di Romano VIII, sì, il nostro batterista, sì, e sì, il fratello... di Bertoli. Gianni Bertoli, Gianni mio zio. Gianni Bertoli. Il batterista Gianni Bertoli, Gianni. Bello. Sì, cioè, sì, per una volta ha citato batterista. Un altro fratello, allora. Esatto. Cioè, c'è anche un fratello Bertoli. Siamo in un momento di rivelazioni. Anch'io ho una rivelazione da fare. È vero questo, avevo un albergo sulla Sestola. Esatto. Come no? Come no? Dicevo che io adesso... canto tutte le canzoni di mio padre Andrea Mingardi. Certo. No, ma la cosa ancora più assurda, devo fare una rivelazione anch'io, le uniche ma tu sei il figlio di Mingardi. No, ma tu lo sai. Lui è il figlio di Mingardi. Ma tu non sai che le uniche canzoni che canto io me le ha scritte lo zio di Andrea Mingardi. Ah, è tutta una roba in famiglia. Ciao Fosco, buonasera. Bravo. Che onore avere il figlio di Mingardi in trasmissione. Pronto? 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 Eccolo, ciao, come pronto? Ti chiami? Ciao, chi Eccola. Sei? Pronto? Sì, ciao, come sì, ti pronto? Ciao, sì, come ti chiami? Non lo sai? Sì, ci sono. Perfetto. Ha capito quello di fianco? Allora, guarda, la domanda è semplice e si fa così per rompere il ghiaccio. Ciao, come ti chiami? C'è il suggeritore. C'è il suggeritore. Vieni il nome che pensi neanche. Ciao, per essere qui. Ciao. Sì, c'è il suggeritore, mio figlio. Ecco, però rimaniamo sempre lì. Se vuoi ci dici qual è il tuo nome? Lia. Lia, ecco. Da dove chiami?
Da Mandrio di Correggio. Grande! Mandrio, paese di grandi mandrie. Ok, sì, beh, certo. Senti, allora, volevi fargli auguri a qualcuno, ascoltare una canzone? Che volevi fare? Volevo festeggiare, ieri abbiamo festeggiato la mia mamma che ha fatto 99 anni. Auguri, 99! Fermo, come si chiama la mamma? Come si chiama la mamma? Mamma Irma. Questo è il momento giusto per chiedere, ma la mamma cosa mangia per arrivare a quell'età lì? Bravo. Allora, la mamma mangia polenta con ragù di funghi. Ecco, vedi? Mangia il cocchetto, la pizza e tanti tortelli di zucca. E tu che mangi le mele. Allora, Irma, andiamo. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a Irma, tanti auguri a te. Auguri Irma! Auguri Irma! Ciao Lia! Allora, no, lo dico perché lei... Me lo dovevi dire, no, accidentaccio! Dice, ma no, ma lei è quella che ha ispirato una canzone di un vostro amico. Cioè? Signora Lia, stasera stai con tuo marito, non era lei? No, era Passerotto, non andare Lia. Ah, forse hai ragione, quindi non era Giacobbe, era Baglioni, non lo so. Però ci corre in soccorso una cosa, intanto... Giacobbe era... Sì. Sono innamorato degli occhi merdi di tua madre. No, ti sei inventato una roba, non è vero, un amico. Possiamo riavere il Mingardi padre, non più il figlio. E infatti, questo è discolo. Ok, non ci crederete, ma in tanti ci avete chiesto per quale motivo questa sera non facciamo il rap dei Magnifici 7, che in realtà si chiama Yo, e ce lo stavamo chiedendo anche noi. In realtà ci siamo accorti che adesso... Ci è passato il tempo, guarda che è stata una roba... In un attimo, e adesso il momento ci siamo di Yo. Dicono che non siamo moderni, che come cantautori forse saremo anche eterni, ma demo te. Io invece vi dimostro che pur senza musica siamo la novità del 2023. Voi vi sbagliate, io lo so, perciò vi dico Yo. Noi siamo ragazzi pieni di concetti, di contenuti, di grandi sentimenti. Diciamo sempre pane al pane e vino al vino. E anche se non ci risponde mai nessuno, ce la prendiamo col mondo che c'è. Diciamo chiaro fino in fondo. Yo. Abbiamo rime da buttare via, un ritmo che neanche tua zia. E poi, quando ce n'è bisogno, siamo in grado di dar vita anche grande sogno. Non siamo mica qui a pettinare le bambole, a sbucciare dentro una bottiglia. Noi andiamo su e giù per questo palco, facciamo più di 1000 miglia. E il nostro messaggio a tutto il mondo è... Yo. Noi siamo più rap di Tepp e di Map, più trap di Trapattoni. Tony. Ascoltaci fratello, non siamo dei coglioni. Siamo ragazzi in grado di parlare di questo e di quello, del brutto e del bello, con milioni di visualizzazioni, di scaricamenti, di like, di love ed emozioni. Volto la pagina. Volta la pagina! I DJ e gli influencer sono al nostro fianco. E così io non mi stanco mai di dire Yo. Siamo come ruote coi raggi e di tatuaggi, di collane e orecchini. Abbiamo capelli verdi, gialli, viole, rose, turchini. Il nostro corpo è un libro aperto. Tu puoi leggerlo, ma ti avverto che con un contagio subirai. Ti sveglierai nel bel mezzo della notte e ti dirai alla tua donna Yo. Ma quando sfonda la luna Maria, anche il rapparo saprà l'amore. Ma quando sfonda la luna Maria, anche il rapparo saprà l'amore. Yo. Dite allora e di me.
È di tre diversi. Allora? Non c'è nessuno che ioia come noi. Hai ragione. C'è gente che vorrebbe ioiare. Sì. No, allora, occhio, perché il nostro amico Alberto Bertoli ha ripreso le buone abitudini dopo questi viaggi in giro per il mondo per licenza matrimoniale. Però, occhio, poi vi spiegheremo perché mercoledì prossimo non c'è. Lo vedremo dalle locandine, perché ha una specie di mini tour un po' in giro per l'Italia. Ci abbandona, ma poi ritorna. Nel frattempo, ovviamente, si è fatto un nodo al tappo per ricordarsi la strada per ritornare qui a TR Ciao, ed è proprio il momento di vedere e ascoltare il suo canto divino. Okay. Hai cercato di capire, ma non hai capito ancora se di capire si finisce mai. Hai provato a far capire con tutta la tua voce anche solo un pezzo di chi sei. Con la rabbia ci si nasce o ci si diventa, e tu che sei un esperto non lo sai. Perché quello che ti spacca e ti consuma dentro forse nasce proprio da chi sei. Metti in circolo il tuo amore, come quando dici perché no. Metti in circolo il tuo amore, come quando ammetti non lo so, come quando dici perché no. Quante vite non capisci e quindi non sopporti, perché ti sembra non capiscan te. Quanti generi di pesci e che commenti forti, perché sto mare sia come vuoi te. Metti in circolo il tuo amore, come fai con una novità. Metti in circolo il tuo amore, come quando dici si vedrà, come fai con una novità. Questa canzone ero particolarmente ispirato. Beh, d'altronde vieni da una cantina, te la passiamo. Oh, ma c'è una grande richiesta, ragazzi. Sì. Sì? Perché voi mi avete preso per in giro questa storia, parto da Nonato, torno a Nonantola, ma a questo punto voi... Temo dovete... che possa mettere in difficoltà anche Yo-Yo. No, ma io, ragazzi, ho ricevuto... State scherzando. Voi avete abbiamo una chat. Per contro... Abbiamo condiviso, avete sentito le richieste che mi faceva la gente questa settimana. A me medesimo, me stesso io, tra l'altro. Quindi. Ma direttamente a Nonanto arrivava le richieste. Allora. E quindi io direi voglio dire che tanto per chiarire, Tirelli e io lo sappiamo, cioè questa canzone è ispirata da un brano di Donald Fagen. Allora, è come se avessi detto niente, perché se qualcuno dei nostri ascoltatori sa chi è Donald Fagen, mi taglio il piede destro. No, vabbè, finché vabbè. Solkin Fagen, giustamente, ma Solkin Fagen. Però lo diciamo. Sì. Per non fare la figura dei presuntuosi, è vero. Noi l'abbiamo modificata, riarrangiata. L'abbiamo nonantolatizzato. E questo trio da Oscar, con questo video secondo me bellissimo, si presenta al vostro giudizio con una frase che rischia di diventare virale. Esatto. Ok, sì. Allora lo guardiamo, questo è Hollywood, poi andiamo in pubblicità. Hollywood.
vedere che effetto fa. Parte da Nonantola, da Rubiera e dalla mia città. Diremo mille volte good morning and good night, fino a quando Spielberg non ci dirà all right. Siamo pronti a tutto, persino a recitare. Se l'America ci chiama, perché farla aspettare? Saremo con DiCaprio, Charlize e Johnny Depp. E se qualcuno ci snobba, andrà a fer dal pep. Hollywood, Hollywood, Jack is very good, coi sogni accende il buio. Hollywood, Hollywood, diventa realtà, e chiudo gli occhi con te, signorina. Il trio ama è sul set, e zio Oscar lo sa già. Aspetta solo un film che li consacrerà. Ma se l'Academy nicchia o non ci sentirà, ritornerà Nonantola a Rubiera ed in città. Hollywood, Hollywood, Jack is very good, coi sogni accende il buio. Hollywood, Hollywood, diventa realtà, e chiudo gli occhi con te, signorina. Riguarda Wanted, e voi vi chiederete: ma fuori dalla TV dove siete? Molto facile, basta guardare il nostro cartellone. Allora, ovviamente Bertoli è ancora in tema viaggio di nozze e farà una tripletta. Eccolo qua, allora guardate, l'11 di aprile sarà a Terra Vecchia in provincia di Cosenza, il 14 aprile a Provaglio di Seo, Brescia, e il 15 di aprile a Comeglians in provincia di Udine. Ecco perché annunciamo ufficialmente che, siccome sarà in tour, la settimana prossima, il 12, è in licenza professionale, e quindi insomma rimane in giro, ma ci verrai poi a trovare la settimana dopo. Allora vi ricordo, sempre in ordine cronologico, il 14 di aprile a Modena al Teatro del Tempio presenterò un nuovo tenore che, pensate, come musa ispiratrice ha proprio Andrea Mingardi, ed è venuto qua qualche mese fa agli studi a conoscerlo. Lui è molto bravo, si chiama Cristiano Luppi, e quindi vi consiglio di venire in tanti, appunto venerdì 14 aprile al Teatro del Tempio di Modena. Però con la pausa di Pasqua, con Ci vediamo in piazza, ripartiamo il 16 di aprile in live studio con tante sorprese. Ma attenzione, perché dobbiamo salutare gli amici dell'Hospice di Modena, perché il 21 aprile fanno una cena di raccolta fondi alla Polisportiva Sacca di Modena, dove io dirò un po' di panzanate. E per info e prenotazioni 371 457 8045. Occhio, perché al Teatro Sociale di Piangipane c'è questo signore qua, il 21 di aprile.
che appunto è un venerdì con un grande concerto proprio nella serata. E allora jazz, comprate i biglietti perché poi non vi lamentate che è teatro esaurito e avete fatto tardi. Insomma, come dicono a Cosenza, andè de cursa. E sul grande finale vi presentiamo una bella novità ed è proprio questa. Io e Marco saremo di scena con Salutami tuo fratello, aggiornamento 2023, proprio, guarda caso, domenica 23 aprile alle ore 15 sul palco del Radio Stella Village. Indovinate dove? A Modena Fiera, l'84esima Fiera di Modena. Ma tutti questi appuntamenti li potrete vedere anche sui nostri social. Basta girare, andare a caso per i social, che presto o tardi ci trovate. A proposito di vado a caso, è proprio il momento di vado a caso. Vado a caso, sbaglio tutti i pezzi del puzzle. Ok. Allora vado a caso, sono andato molto a caso in questi giorni, no? Come tutti, no? L'avvicinamento alla Pasqua. Ah. L'avvicinamento alla Pasqua, no? Pasqua, Pasquetta, chi fa i viaggi, Pasqua, chi la grigliata, chi così, no? Sì, eh. Allora ho capito che una delle prime cose che soprattutto le donne dicono: finalmente ho 2 o 3 giorni dove posso sistemare, pulire casa, perché il lavoro non mi permette. No, tipo magari il sabato nei grandi preparativi, no? Sì, sì. E allora hanno dato un avvertimento, diciamo, agli uomini. Cioè, no. Questo, diciamo, sono le pulizie di casa, il sabato prima di Pasqua, beh, diciamo. Vediamo, eccole, vediamo qua. Vediamo. Ecco come entrare in casa. Appena... giustamente, questo non può toccare il pavimento che a me. No, questo è un consiglio a tutti i maschi, no? No, ma ragazzi, ma bravo. Eccolo qua. Questo, giustamente, sul battiscopa. Questo non ha toccato per terra nada. Bravissimo. Insomma, tutti i maschi sono bravi. Qua durerebbe all'infinito, ma... Quindi sabato si parte con le pulizie, no? Sì, sì. Poi invece noi maschietti, se le donne... No, dicevo la regia, durerebbe all'infinito, sì. Ma... Sì, ok. Cioè, le... Se le donne fanno un po' le pulizie, i maschi si mettono lì a preparare, non so, la veranda, il giardino, no? Perché vengono, no? Cioè, allora i maschi, tipico, ad esempio, ho trovato tipico, uno che ha cercato un po' di far spazio nella sua veranda, così da ospitare parenti o amici, no? Così. Ah, guardiamo un attimo. Sì. Come, cioè, come si fa a far vedi, spazio? Vedi, tu se vuoi far spazio, vuoi togliere un attimo quello, fai così. Oh, no, cioè, così allarghi un po' il giardino, puoi ospitare un po' più amici. Il bricolage, ragazzi. Chi invece c'ha, fai da te. Chi c'ha del prato, no? E sì. Se si vuole dedicare al giardinaggio, no? Vuole preparare il prato, portare come il terriccio, Mingardi, no? Come Mingardi. Mingardi. Qua ho trovato un esperto, tra l'altro, bravissimo, che in un attimo te lo sistema. Guardiamo un attimo, insomma. Sì. Con la grande prepara, vedi? Tu vai lì con la carezza. Tu vai lì. Ma poi... E molla lì, molla lì, ragazzi. Va così, veramente. La veranda, il pavimento è lavato, la veranda, sì, è a posto, no? E il giardino prato è prato, fatto, è a posto. Arriva l'avvicinamento alla messa di Pasqua, no? La grande. Ah, io ho sentito grandi preparativi. Ah, io ci vado sempre. Lo so che ho sentito grandi preparativi. Sì. Qua ne ho trovato uno proprio, cioè, che ha detto: noi la vogliamo vivere a modo nostro, no? Mm-hmm. Vediamo un po' la messa di Pasqua come la stanno preparando. Ah, la funzione. Si vede, si sente. Cosa c'è? Io non so perché. Questa cosa, è la... cosa c'è? Cosa c'è? E chi non salta non ci crede. Io vorrei essere in macchina con Mingardi e Tirelli e vedere Alberto che passa davanti a una funzione e fuori si sente questo. E chi non salta non ci crede. Il gran finale arriva finalmente al momento della grigliata. Sì? Questo è l'unico consiglio che mi permetto di darvi, di una cosa da non fare, no? Grigliate carne, verdure, pane, pesce, quello che volevo, a proprio gusto e a propria coscienza, no? Sì? Ma non fate questa cosa qua per la... Vediamo. Sì, che cosa? Papà.
mangiato. No, poverazzo. Ho mangiato il consiglio. Ho mangiato. Il mondo va a caso, vabbè. No, no, è vero, il mondo va a caso. Ma stavo uccidendo l'animale. Allora... è stato scelto un grandissimo pezzo, peraltro che in qualche modo ha anche attinenza. E chi non canta? Non ci crede! Zitto, ho detto che. Allora, non ci crediamo, non saltiamo, e va bene. Allora, no, dicevo, ha anche attinenza il pezzo che hai scelto col lavoro che sta portando avanti Alberto, di Alberto canta Pierangelo, perché qualche anno fa, su una grande canzone di Nat King Cole, Natalie Cole, la figlia, fece questo duetto virtuale, avendo grande successo. Sì, perché una delle ultime volte che sono stato a Sanremo c'era anche lei. Esatto. A parte che Nat King Cole per me è stato uno dei più grandi cantanti che siano mai esistiti a far quel genere così veramente suadente, la figlia cantava da Dio. E aveva fatto, noi abbiamo fatto una cosa insieme che è piacevole. E faccio finta di non esserci, sì, per non rovinare il tempo. Ah, hai capito. Però noi adesso giudicheremo e comunque commenteremo con le smorfie le vostre foto. Sigla finale per noi, poi abbiamo una cosa, sì, da dirvi importantissima. Abbiamo questo pezzo di Mingardi, Tirelli, Cole, e in questo caso ci sono. Aspetta, le vostre foto. Cosa c'è? È offerto da chi? No, ma lo dovevo dire alla fine, c'è una sorpresa alla fine. Sicuro? Guarda, sono qua che ho il fuoco in bocca come il drago, quindi vedrai che fra poco arriva. Musica. Thanks to me, never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone is unforgettable. Things that I am unforgettable too. Grandi emozioni, bellissime.
bellissima sigla, ancora vanno tante tante foto. Allora dovete sapere che questa sigla finale noi abbiamo la fortuna perché ce l'ha offerta chiaramente il nostro amico Paolo Agualandi nel nome di un grande marchio internazionale che è Coswell. Nella fattispecie oggi ci consiglia ovviamente di fare come diceva lo spot negli anni 80, insomma di usare Drago che pulisce ovviamente come un mago, come un drago, come diceva appunto lo spot. Poi sotto Pasqua, le pulizie di Pasqua. Esatto, se vi va è così, no, ma sperate di trovare all'interno di un uovo Drago Pulisal, perché ovviamente insomma è uno dei nostri supporter della trasmissione. Allora, cari amici miei, veniamo tutti qua a salutarvi. Allora, ci siamo divertiti tanto, ma dobbiamo ringraziare ovviamente il nostro regista Vincenzo Galeone, alla fonica Carlo Brandoli. Carlo Brandoli, una di voce sfinita ma fina, Fina Bianco. Brava Fina. Coordinamento digitale Franci Bertacci. Al Franci. Alla produzione Katia Guerzoni e Beba Naldi. Katia Beba. Camera 1 Andrea Borghi Broz. Grande Andrea. Borz poi sarebbe un agrammato. Però direttamente, pensate, dall'Ohio, senza calze, perché me l'ha prestato una settimana fa in una diretta perché avevo freddi piedi, lui incredibilmente è Mr. Raymond Marcozzi. Allora, grande, facciamo gli auguri di buona Pasqua a chi ci ha fatto da colonna sonora e ha ricevuto anche tanti complimenti da queste signore che poi tutto sommato a un certo punto danno appuntamento di venerdì, ma dicono che lui venerdì non ci sarà. Sono sempre via. Il maestro Maurizio Tirelli. Maurizio sei mandi. Allora, parte per un po' di date la settimana prossima, auguriamo buona Pasqua, lo ritroveremo ovviamente il mercoledì 19, ma il 12 non sarà con noi perché sarà in giro con le sue serate, il suo tour da Sassuolo, Alberto Bertoli. Abbiamo un sacco di cose da fare, fra poco io e Marco nei prossimi giorni dovremo darvi una grande notizia per quanto riguarda la televisione, ma non solo, anche le date del nostro tour lo ritroveremo mercoledì, ma vedete tutti gli appuntamenti che ci coinvolgono insieme direttamente da Correggio, lui è Marco Ligabue. E dopo ieri sera il sold out al Teatro Verdi di Padova con il suo grande concerto, questa sera è qua, ma avete visto che gira alla grande, ma anche qui fra poco avremo grandi notizie dal vivo da darvi, proprio perché da Bologna è con noi sempre Andrea Mingardi. Lui è la sua spazzola. Lui è la sua spazzola. Sì. La sua spazzola. Stasera ci ha pettinato. Tanto sì. Per far chiaro, per mettere in ordine le cose, allora siamo qui e facciamo tardi perché c'è Andrea Bardi. Allora noi vi auguriamo ovviamente buona Pasqua, ci rivediamo mercoledì prossimo, seguiteci sui social che abbiamo un sacco di notizie, da mercoledì ritorniamo sull'11 e sul 15 su tutti i canali tradizionali, grazie e veramente passate una grande Pasqua serena. Ci fortifica.